formazioni partigiane nei monti hanno potuto sopravvivere ai rastrellamenti tedeschi perché avevano l'appoggio totale dei contadini, tanto che le stragi, le rappresaglie che si sono fatte da parte delle truppe tedesche contro i contadini lo dimostrano. Non sono morti solo i partigiani in combattimento, soprattutto, io non so se sapete qual è la geografia delle stragi. Pensate solo, in Umbria ce ne sono tante, il famoso armadio della vergogna, quello dove c'era la documentazione di queste stragi e che per tanti anni è stato dentro il Ministero degli Interni chiuso con le ante rivolte contro il muro perché non si aprisse, che adesso è stato aperto, ha rivelato per l'Italia ma anche per l'Umbria una serie infinita di stragi, che sono stragi di popolazioni civili. Basti pensare a Gubbio, 40 martiri che non sono partigiani, che non sono combattenti, è gente, uomini e donne della città che per rappresaglia, quando Kesterling, il comandante tedesco, decide ai propri comandanti di mandare una indicazione che dice che si può fare a meno del rispetto delle norme di guerra tedesche, che erano quelle di 1 a 10, come è avvenuto a Roma, via Rasella, con le fosse ardeatine. Vengono uccisi tot tedeschi, vengono uccisi, moltiplicato per 10, tot italiani. No, in questo caso viene ucciso un tedesco e si ammazzano 40 civili. 40 civili. La cosa, ecco una fase nuova e più terribile dell'ultima fase della guerra. Da Gubbio in poi le stragi di popolazioni civili, quella che è stata chiamata la guerra ai partigiani senza i partigiani, cioè zone dove non c'era presenza di partigiani, pensate a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema, centinaia e centinaia di intere popolazioni, bambine, donne, trucidate. I tedeschi dovevano avere libera la zona a ridosso della linea gotica e quindi facevano stragi, in parte per intimidire e in parte per non far nascere azioni di resistenza, per dare sicurezza alle truppe tedesche. Non è che facevamo la guerra, facevamo notare la nostra presenza. Questo far notare la nostra presenza portò che tutta la divisione Göring venne a fare il grosso rastrellamento quassù. Al che il nostro gruppo, al primo giorno del rastrellamento, siccome arrivarono le notizie che c'erano i tedeschi che venivano da Gubbio, da Pietralunga, dal Pianello, lasciando libera la direttrice di Apecchio per chiudere il giorno dopo, naturalmente per prendersi in trappola, noi lo stesso giorno, siccome non potevamo ingaggiare perché eravamo in pochi, malissimo armati, varcammo la strada di Apecchio. Don Marino, durante il rastrellamento i tedeschi cercavano il prete bandito, perché queste cose loro le sapevano, perché naturalmente erano, certo, sulla bocca di tutti. E andarono a Morena, è vero, e mentre lui diceva la messa, sentì che arrivò uno che dice tedeschi, tedeschi, tedeschi. E allora lui prese su una rivoltella, se la mise in tasca e uscì da una parte laterale della chiesa. Si trovò di fronte a un tedesco che gli sparò il mitra, lui fu più rapido di questo e gli sparò. Purtroppo i tedeschi fecero saltare in aria la chiesa di Morena con la casa parrocchiale, un'altra casa di contadini che era lì vicino, per rappresaglia, perché loro non avevano trovato nessuno di noi. Però a Pietralunga avevano fatto dei morti, perché erano entrati sparando, avevano trovato 7 ragazzini romani, molto giovani, 15, 16, 17 anni, così. E li fucilarono, li spararono, insomma, li ammazzarono. È vero che diverse spie erano penetrate nella zona di Pietralunga, soprattutto con l'intento di far prendere Don Marino? E quello fu un problema grave, a cui non eravamo abituati. Il primo che mi capitò era un certo Cetra Antonio di Giano dell'Umbria, con un foglio scritto a matita,
con tutti i nomi di dove erano i partigiani e notizie che riguardavano a noi. E disse che, domandandogli come mai era capitato da queste parti, disse che il sindaco di Foligno gli aveva scritto quelle indicazioni. E da lì sospettai subito. Cosa ne sapeva il sindaco di Foligno di queste zone, di questi casolari, quando eravamo senza strade, senza niente? Poi disse che era attendente di Badoglio e giù tante altre storie. E allora lo feci arrestare e si mise in una casa privata. Alla notte mi vengono a richiamare che questo signore aveva cantato. Il fratello di un prete, Don Paolo Nardi, il prete era, il fratello era sulla finanza, quindi vestito da finanziere, di notte hanno cominciato a sparare in aria, finché quando bussa alla porta dove tenevamo questo, mani in alto, sono arrivati i fascisti, e allora quello ha detto: oh, aspettate, fatemi parlare, che io sono di voi altri. Non era dalla parte dei partigiani, come aveva fatto finta, e invece era un repubblichino. E salvai la vita, perché non volevo responsabilità. Però, a dire il vero, è stato uno dei più attivi patriotti. Da San Bartolomeo, sulla strada della Contessa, oggi la strada, quella volta non c'era, ti chiappano una ragazza, 25 anni, Maria Keller, noi si diceva la Marion, che parlava bene molte lingue e diceva che era fuggita, era stata condannata a 25 anni perché faceva la spia contro il fascismo. Dall'isola sotto Roma, che è di Ventotene, fu mandata al carcere femminile di Perugia e Rocchi si servì anche di questa. Che gli aveva promesso la libertà, ma era una stranezza, perché se fuggiva sui monti c'era bisogno di tradire anche la sua idea di prima. E mentre apportavano due suore, l'accompagnavano all'ospedale, questa ha detto che si era liberata, si è data a gambe, era venuta a sbattere su per qui, ma da Perugia a venire quassù, insomma, era una cosa strana. E allora la rinchiuse anche quella da una famiglia privata sotto sorveglianza. E ci ha voluto un mese e mezzo, due, ci ha fatto parlare degli inglesi, dei russi, che ce ne avevamo di tutte le razze qui, anche di tedeschi avevamo, disertori. E non c'è stato poi niente. Non si è potuto capire la realtà. Se non che un repubblichino di Pietralunga, un certo dottor Polchi, che gli avevo salvato la vita in un'altra circostanza dai partigiani, o per scrupolo di coscienza o per amicizia, mi ha messo in guardia. Dice: attenzione, io so che da Rocchi stanno partendo gli ordini per un grande rastrellamento, perché vi ha inviato una donna e non è rientrata nemmeno questa. Una spia internazionale. E così alla sera radunai qualcuno di questi patriotti e dopo diverse ore, da 6 o 7 ore di domande, finalmente è crollata. Era mandata da Rocchi, spia internazionale, condannata, come ho raccontato, a 25 anni. E fu processata naturalmente da un nostro processo, il quale c'era l'avvocato Terradura che faceva l'avvocato difensore, io ero il presidente di questo tribunale, della corte, sì. L'avvocato Pierangeli, il capitano Pierangeli, che intanto era venuto su e aveva preso il comando lui della brigata, il comando militare, diciamo così, della brigata, e la processammo e la condannammo a morte con pena sospesa in attesa di vedere il suo comportamento, come sarebbe comportata, perché anche altri che erano venuti su con l'intento di danneggiarci, invece dopo avevano aderito al nostro movimento erano rimasti nelle nostre file. Allora noi, pensando che poteva accadere una cosa analoga, facemmo questa sospensione. Purtroppo successivamente fu sorpresa ancora
a prendere dei contatti. Evidentemente perché la pagavano o per un ideale suo? Non so se era un ideale o perché, perché aveva avuto la promessa di essere poi lasciata in libertà, probabilmente, perché lei era sempre una prigioniera, essendo una spia, no? E allora la prese in consegna la Quinta Brigata Garibaldi, come dicevo, era proprio confinante con noi, e poi noi sapemmo che fu fucilata. L'indomani mattina la piazza e il castello erano gremiti di soldati tedeschi che perquisivano, picchiavano, interrogavano. Dei partigiani però non c'era più traccia. Seppi in seguito che si erano salvati tutti in montagna, avvisati appena in tempo dal foglio che avevo portato in seno. Da quel giorno la vita per la nostra famiglia, eravamo solo due vecchi, donne e bambini, perché gli uomini erano alla macchia, partigiani. La nostra vita divenne terribile. Fummo presi tutti come ostaggi, come complici dei partigiani. Non sto a raccontare assolutamente tutte le nostre sofferenze, le nostre peripezie. Dico solo che un giorno ci dissero: ora siete libere di partire. Si partì. Però io e la mamma ci accorgemmo che un soldato tedesco ci inseguiva personalmente con la rivoltella. Ci nascondemmo dentro un campo di gran turco, era giugno, era abbastanza alto. E così lui ci cercò invano, perdette le nostre tracce. Si stette lì per diverse ore. Verso sera si riuscì a scappare su un colle che era vicino a un fiume per prendere la via del fiume. Ci avvistarono dall'alto, dalla rocca, e ci spararono col fucile mitragliatore. Io sentii le pallottole fischiarmi vicino all'orecchio. Siamo liberi di credere o di non credere ai miracoli. Io in quel momento ci ho creduto. Così andammo verso il fiume, ci fece sera, ci persero di vista un'altra volta. Camminammo col fiato mozzo finché bussammo ad una porta di parenti. Si affacciarono alla finestra e ci dissero: non possiamo. Nessuno voleva accoglierci, anche nelle case successive, perché eravamo troppo compromessi con i partigiani ed era pericoloso. Così per tutta la notte camminammo tentoni a piedi e uscimmo verso sul far del giorno alla stazione di Pietralunga. Ricordo che i ponti erano tagliati, cadi dentro un fiume e poi svenni. Non ricordo molto altro, mi ritrovai in seguito a Camporeggiano con altri parenti. Questi sono arrivati, hanno attaccato il fuoco, hanno rinchiuso tutti i 24 in una casa, perché eravamo 12 della famiglia mia, del babbo, dello zio, con tutti i figli, e 12 gli sfollati che venivano tutti da Nicone. Come in quei momenti così talmente difficili, la casa era collocata vicino al bosco. Insomma, ogni gruppo di famiglie cercava riparo da qualche parte, perché c'era questo famoso fronte, eccetera. E il babbo mio sapeva di no a nessuno, l'ha presi. Sembra che sia la causa fondamentale che qualcheduno, contrario al regime, che era qualcun altro invece a favore, che gliela abbia perdonata e abbia approfittato della guerra per fare questa strage. La strage è stata fatta il 28 giugno 1944. Il giorno dopo questi sono partiti in ritirata verso la Toscana. Erano 18 vestiti da SS. Questo lo racconta la mamma e il babbo. Sono presentati bussando, buttando sulla porta di casa, dormivamo tutti, quindi dal momento che in quei momenti tutti dormivano, evidentemente avevano la coscienza tranquilla che non avevano fatto niente, perché se non stavi lì meno uno. E poi avevano sete, il babbo l'hanno portare a prendere l'acqua perché avevo sete, con la pistola puntata alla tempia, e lui dice: ma dice, che abbiamo fatto, volete qualcosa, perquisite, portate via quello che vi pare. Dice: ma io non avevo fatto niente. Altri dice: però perlomeno diteci che avevo fatto. Dice: no, dovete solo morire. Tutto sto discorso. Poi hanno svegliato tutti, hanno perquisito tutti quanti, hanno portato il pane alla fiena e hanno messo un po' di benzina, tutti 24 rinchiusi in una camera. La camera che era situata un pochino distante dall'altro stabile grande, perché era una casa colonica grandissima, e lì i primi chi andava dentro c'era il fuoco, il fumo si bruciava, chi usciva veniva sparato. Quindi lì sono morti 12 persone.
Il primo a essere ferito è il fratello più grande da 14 anni e da lì è stato un fuggi-fuggi, insomma, chi correva da una parte e dall'altra, ci siamo un pochino persi. Mentre prima la mamma racconta, stavamo tutti insieme o morimmo tutti o ci salvavamo tutti. Poi dopo, quando quello è ferito, che stava per morire, il ragazzino, per modo, con altri spaventati, ognuno cercava di uno spazio per la casa e infatti molti hanno tentato la fuga facendo un buco del pavimento, andando sotto, molti sono saltati dalla finestra laterale, quelli l'hanno ammazzati tutti. I due fratelli, gli altri fratelli più piccoli, quelli da 8 a 11, sono rimasti sulle macerie bruciati completamente, abbiamo ritrovato solo alcuni resti. Quindi in totale sono morti 12 persone. Io mi ricordo, per esempio, d'aver visto il fratello più grande che moriva, il cugino da 18 anni, e mi ricordo che... L'intento loro era completamente di annientare tutta la brigata, che non ci riuscirono. Non fu nemmeno un battaglione fu circondato e annientato, come magari è avvenuto in qualche altra parte d'Italia. C'era. Invece noi, con quella tattica, diciamo, no, diviso in gruppi in quella maniera, si riuscì a scappare dall'accerchiamento. Questo, cioè, i tedeschi arrivarono in quel momento con l'intento proprio di distruggere tutta la brigata, perché come arrivarono, oltre in migliaia, ma con i carri armati, cannoni,